Lasciatemi, vi prego, lamentare di questa vita infame e ingenerosa, un cumulo continuo di fatiche, di stress e patimenti senza posa. Ho combinato un tablet con wifi, la cons... Niente, no, era per fare la, come dire, la prefazione al video sul viaggio con la Vespa. Nel frattempo, niente, voglio mettere un altro telo di copertura alla Vespa e qua nevica, fuck it. Allora niente, volevo fare la prefazione al video sulla Vespa che pubblico oggi a distanza di forse 2 anni, 3 anni, non ricordo. Cosa volevo dire appunto di questo? Partito di qua proprio di qua, alle 7 del mattino, qua così, alle 7 del mattino. Direzione Venezia. Direzione Venezia, arrivai poi a Venezia alle 10 del mattino del giorno seguente, non stop. Attraversando le montagne, avrei potuto prendere l'autostrada, però non volevo prenderlo, perché quando passano i camion e sei con la Vespa agli 80 all'ora è un po' un casino, no? E quindi niente, ho fatto tutta la strada normale, attraversando le montagne dell'Austria da Graz. Poi arrivare dall'altra parte a Udine, mamma mia che battaglia! Fuck, il buio più pesto, più cupo, sembrava la gola di un lupo. Buio, pesto, meno male che non era veramente. Poi il tempo, il cielo era tutto nuvolo, ogni tanto pioveva. Una cosa che mi salvava era proprio beh, adesso non ce l'ho messo. La copertura, no? Lo screensaver. Cazzo che roba. Appena, no? Guidavi, appena facevi così, l'aria gelida che ti arrivava. Però alla fine è andato tutto per il meglio. Niente, e allora mi ero segnato sul telefonino tutti i posti. I quali, no, col telefonino avrei toccato questo, toccato quello, solo che purtroppo non avevo l'aggeggio per tenere il telefonino in diretta visione e quindi mi dovevo fermare, prendere il telefonino, guardare dov'è, ok, di qua. Poi col Google Map ovviamente acceso, perché i punti erano vari. Vado avanti con il Google Map, se per caso si spegne il Google Map o non ho connessione, ho tutta la lista segnata di tutti i vari paesini e città che dovrò incontrare nel percorso. Che imbecille. Vespa. 2019, 14 marzo 2019. Segnati tutti qua i posti, eccoli qua. Vespa from Poland to Italy. E qua sono tutti i posti. Svardon, Skalite, Oskadizna. Insomma, praticamente tutti così, ma molto prima di arrivare a Bratislava, no? Molto prima di arrivare a Bratislava, batteria. Batteria morta. E ancora dovevo farmi tutta sta carriera, no? Da Graz. Attraversare tutta Graz, minchia, da Graz attraversare tutta l'avventura, già arrivare fino là e poi arrivare a Villach. Porca miseria, che carriera! È stata veramente dura. Comunque, that's it. Alla fine, ecco, no? Quindi fermarmi a chiedere, mamma mia, che roba! Se ci penso. Ma questo qua, diciamo che non era, no, già questo era abbastanza fuck it, no? Tutti i posti. Ecco, tutti i posti segnati. Ovviamente il telefono si è spento, così Google Map non funzionava e quello lì non funzionava. E quindi mi fermavo dove, quando era possibile e chiedere informazioni. Ma che cosa è successo? In questa vita infame e ingenerosa. Avevo preparato
la GoPro, questa che ho in mano ora, e quindi niente. E quindi nello schiacciare, ovviamente anche la GoPro non è che ha la batteria forever. Io non ero partito attrezzato per ricaricare la batteria, no? No? Allora nello schiacciare, tac, nello schiacciare per accenderla o spegnerla, mi si è abbassata. Abbassandosi, mi filmava direttamente il pezzo di strada lì davanti. Insomma, lo vedrete nel video. E questo io lo feci sia da Livigno, qui in Polonia, qui a Tresna, e poi da Tresna a Venezia e poi Livigno, capito? Andata fino qua e poi il ritorno, e poi comprai la Watts e la Vespa la caricai sulla Watts. Quindi avevo fatto anche l'andata da là fino qua, però nell'andata avevo giusto fatto un paio di fotografie che pubblicherò insieme a questo video. Mi ero fermato a Vienna a visitare un amico. Insomma, il viaggio molto bello, molto simpatico. Ma avevo chiesto anche al club Vespa di vari posti se volevano join me, no? Venire con me. Ma quando mai? Questi fanno il giro del lago alla domenica, soli guerrieri. E quindi andata e ritorno. Livigno, Torino, per me era una cosa normalissima, cioè andata e ritorno in un giorno, no problem. Mi ricordo una volta, dovrei avere ancora una fotografia, quando arrivai al passo del Foscagno ed era una bufera di neve incredibile. Sono arrivato al passo del Foscagno a Livigno, passando ovviamente dal lago di Como, fantastico, bufera di neve. Arrivo a Livigno, a passo del Foscagno. San Annibale. Va bene, dai, guardatevi il video. Questo è quanto. Questa è stata l'avventura con la Vespa. Adesso non so quando farò un altro viaggio importante. No, ho voglia di fare qualche viaggio importante, però non so, non si sa, si vedrà. Bah. Ciao, take care.
E voilà, coperta. No, quel sacchetto di plastica era un coprimaterasso. E poi gli metto la copertura, questa qua, che però tiene, ma no, però preferisco, no, I love my Vespa, e quindi il tempo avesse dei miglioramenti, invece un cazzo. Invece nevica, no? Nevica questa roba qua, no? Che neve, ma che però tra un po', appena esce quel minimo, cioè si alza la temperatura e questa sparisce in un flash. Capito? L'albero è stato tagliato e magari lì gli faccio un tavolino. Vediamo cosa fare. Ho fatto anche i sottobicchieri. Oppure dei mini taglieri, no? C'è il tuo bel mini taglierino.
Che posti, che meraviglia! Che posti, che meraviglia! Qua per Venezia sarà giusto? Lo so, no, va Stellina, va un pochino, però dai, ostia. Per Venezia? Vado giusto?
qui guidate proprio. Alaska, Argentina, l'orso dell'Alaska.
pensare. Proprio non me lo ricordavo.
Che meraviglia! Che posti! Che bello! Thank you.
Hello. Hello. It was a 5 euro and something. I forgot the number. Ah, number four. Folia. Number four. Yes, the card. Muss ein Stück mit Chip. Ah. Mit Chip, ja. This lag is a new. Danke, du machst. You know which way for Graz? Graz. Richtung Wien. Graz. This way. Graz, fare invece, fare caramella. You know? Which way, I'm sorry? For Graz? Nach Wien. This is the next city. This is a ganz große city. Center. Center. This is a ganz große city, aber dann schaust du schon Wien, dann neben Wien schon musst du Wien wegfahren. Where? Huh? On the right side. Ah, on the right side, okay, okay. Okay. Ah, and then there is Linz and Graz. Okay, so now I go straight. Then after a while I see a sign. Highway? No highway. No highway. I don't have it. No. Otherwise, it will be too easy. And my phone is off. VN, where? That over there? Okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. 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 So I go straight over there. And Graz? Ganz Graz. Sempre straight. Immagrada House. Ecco, this is the moment. Then there is a sign, mm-hmm. On the for the right side. Yeah. Okay, okay. Thank you, thank you. Thank you.
questo quando hai il telefono scarico da oramai 4 ore, devi chiedere qualcosa a qualcuno, l'informazione non c'è nessuno, questo è. Vuoi l'informazione? E come lo trovi? Vediamo questo, va. Quasi cado dall'hotel. Che posti, che meraviglia. Thank you.
profumo. Che posti, che meraviglia. The way to Graz? Graz? Graz. This way? Yeah. Okay.